Il valzer delle ordinanze non piega i commercianti avellinesi. Una battaglia civile messa in campo con le armi del racconto e delle proposte, attraverso cartelli di protesta e drammatiche esperienze amplificate da un microfono installato per il corso Vittorio Emanuele. All'iniziativa hanno partecipato non solo i rappresentanti del settore della ristorazione, ma anche i titolari di centri benessere, rappresentanti di palestre e agenzie di viaggio. Lo shock di chi è costretto ad abbassare la sala cinesca nonostante la fresca inaugurazione del negozio. La disperazione di chi ha raccolto il testimone del nonno dei della ristorazione e ora, nonostante passione e tradizione, deve chiudere e mandare tutti i dipendenti a casa. La rabbia di chi aveva investito e creduto nella svolta commerciale ora deve battere in ritirata cercando solo di salvare il salvabile e non precipitare nel baratro, diario di bordo di una nave che affonda mentre la città guarda altrove in un clima di indifferenza e mancata solidarietà. Alla fine della manifestazione una delegazione di commercianti è stata ricevuta dal viceprefetto. Nelle prossime ore sarà redatto un documento sull'agonia del commercio avellinese messo in ginocchio dalle restrizioni della regione. In allegato una raccolta di firme che dovrà dimostrare la compattezza degli esercenti. Se le formiche si mettono d'accordo possono spostare un elefante, il proverbio del Burkina Faso scelto dai promotori per presentare l'evento. L'elefante per ora resta al suo posto, le formiche però non si arrendono e sperano comunque di moltiplicare forze e presenze. Le nostre proposte di base sono quelle di cercare innanzitutto il ristoro reale di quelli che saranno i danni alle nostre attività, di cercare di coinvolgere non solo le istituzioni ma anche i privati, quindi i titolari delle nostre attività commerciali che percepiscono indennità di fitto, le utenze, cercare di trovare una soluzione univoca un po' per tutti con delle riduzioni in percentuale almeno su quella che è la bolletta fissa che ogni attività commerciale, anche se chiusa, deve pagare, ovviamente cercare di trovare una soluzione affinché questa situazione si possa risolvere prima possibile, perché tutte le attività commerciali, dalla più piccola alla più grande, si sono impegnate sulla sicurezza per i clienti e soprattutto per i loro dipendenti, e non possiamo essere sempre noi a dover pagare per gli altri quando poi tanti altri motivi hanno portato a questa situazione di epidemia esagerata e senza freni. Non si può pensare oggi di mantenere i nostri locali con le rispettive famiglie a seguito con delle imposizioni così restrittive che non ci permettono neanche di affrontare poche ore della giornata lavorativa. I costi sono quelli che sono e quindi se non ci daranno un aiuto penso che sarà difficile andare avanti. Noi non ce la facciamo più a vivere, giustamente, perché con tutte queste cose che stanno dicendo è una confusione totale. Dobbiamo aprire, dobbiamo chiudere, dobbiamo fare l'asporto, dobbiamo fare le consegne a domicilio, non si sa. I commercianti che stanno in questa piazza, prima di avere a cura il proprio portafoglio, hanno a cura la propria salute, cosa che viene sottovalutata, sembrano degli untori, vengono trattati come se vorrebbero ammazzare il mondo e restare... Cioè, ma che stiamo scherzando? Hanno dei figli, hanno dei genitori, hanno... Cioè, sembrano praticamente, non lo so, qualcosa di aberrante.